Un caloroso buongiorno a tutti i nostri web e telespettatori e bentornati a una nuova puntata di Campania Oggi, il nostro format dedicato alla politica e all'attualità. Oggi ci occupiamo purtroppo di un fenomeno che si ripete ogni estate, almeno in questa prima parte della nostra trasmissione, quello dell'abbandono degli animali. Inizia infatti il periodo estivo e iniziano purtroppo a vedersi sulle autostrade, sulle strade di Campania, tanti animali abbandonati. Do prima però il buongiorno alla collega Silvia D'Angelo. Buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Allora, Silvia, noi abbiamo chiamato un'esperta in trasmissione qui con noi, Maria Teresa Ciampa, vice delegata OIPA Napoli e Provincia. Buongiorno Maria Teresa, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è OIPA e come funziona. L'OIPA è un'associazione di volontari, un'organizzazione internazionale protezione animali. Noi ci occupiamo soprattutto di randagismo, recuperiamo cani in strada, mamme che hanno partorito in strada, nelle varie campagne, andiamo nei vari canili, abbiamo anche il nostro progetto, che è il progetto Svuota Canili, che ci aiuta a tirar fuori un bel po' di cani finiti in galera senza aver commesso nessuna colpa. Allora, dottoressa Ciampa, ora le mostriamo un servizio realizzato dalla nostra Carmen Cadalt che purtroppo parla di alcuni casi di abbandono di animali che si sono verificati in Campania. Uno in particolare, insomma, mostra una donna che abbandona un cane a cercola. Lo vediamo e poi lo commentiamo assieme. Assolutamente. Con l'arrivo dell'estate ricomincia il fenomeno dell'abbandono dei cani. Hanno fatto il giro del web due video in cui si vedono chiaramente delle persone lasciare al caldo, torrido, il sulciglio della strada il proprio animale domestico. Il primo episodio è avvenuto nel quartiere di Chiaia, Salotto Bene di Napoli. Come si vede dalle immagini, il cane viene portato al guinzaglio e poi legato ad un cancello sotto al sule cocente. A soccorrere l'animale in questo caso è stato l'influencer Renato Biancardi, che ha allertato le associazioni di competenza e attraverso i suoi social ha sensibilizzato gli utenti. Fortunatamente il cane, soccorso per tempo, sta bene e adesso cerca una famiglia. Situazione analoga a Cercola, in cui si vede una donna legare ad un palo della luce l'animale per poi scappare via. Qualche ora dopo, su segnalazione della polizia municipale, il cane è stato preso in carico dal personale dell'ASL veterinaria Napoli 3 Sud. Adesso coloro i quali hanno abbandonato gli animali rischiano una denuncia. Le forze dell'ordine stanno verificando i video per risalire all'identità dei balordi. In questi due casi, per fortuna, sono partiti subito i soccorsi grazie alle segnalazioni di chi ama gli animali. Molto spesso, però, i cani possono trovare anche la morte in queste situazioni. Da anni sono tante le campagne di sensibilizzazione per arginare il fenomeno, invitando i padroni a portare con sé i propri amici a quattro zampe in vacanza. D'altro canto, sempre più strutture ricettive sono organizzate al meglio per ospitare animali. Nonostante ciò, però, c'è ancora qualcuno che preferisce abbandonare. Allora, Maria Teresa, innanzitutto diamo ai nostri telespettatori dei numeri, cioè quelli utili. Cosa bisogna fare quando si vede un cane in difficoltà, un cane legato a un palo o ancora peggio in autostrada? Allora, innanzitutto bisogna allertare gli organi competenti, che sono Polizia Municipale, ASL, e quindi far soccorrere l'animale in difficoltà. Dopodiché, se sono gli organi competenti, contatteranno le varie associazioni, tipo anche noi, e ci occuperemo di tirar fuori questi cani dalle ASL fino a trovargli una famiglia. Soprattutto quando sono legati da qualche parte, tipo in autostrada, oppure in tangenziale, bisogna immediatamente allertare gli organi competenti perché proprio lì le volontarie in genere non possono comunque far nulla perché bisogna fermare il traffico, bisogna attivare una procedura totalmente diversa Certo. di quella che magari è in città o in paese.
E purtroppo queste persone, oltre ad essere senza cuore, sono davvero degli irresponsabili, perché poi abbandonare un cane, soprattutto su strade a scorrimento veloce, può rappresentare un pericolo non solo per l'animale, ma anche per tutte le persone che No, ma poi percorrono c'è quelle anche un strade. aspetto che purtroppo si sottovaluta, e cioè che abbandonare animali costituisce reato e si può incorrere in una multa di Assolutamente. 10.000 euro, se non erro. E, numeri alla mano, io vorrei citarvi alcuni dati, perché sono dati preoccupanti. Vedete, si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, quindi più dell'80%, come dicevamo prima, rischia di morire in incidenti distenti o causa di maltrattamenti. Purtroppo, la situazione col tempo non è andata, migliorando. Tra l'altro, durante il lockdown, quasi più di 3 milioni di italiani avevano adottato cani, gatti, però poi, alla fine delle restrizioni, questi cani, questi gatti, questi animali sono stati o ceduti ad altre persone, oppure portati nei canili, o addirittura abbandonati. Il servizio di cui, che poco prima abbiamo visto, insomma, ci spiega chiaramente, che cosa succede nelle nostre città. Ci sono ancora persone senza scrupoli, proprietari senza scrupoli, che abbandonano i loro animali. Prego, Sì. Ciampa. Sì, è vero, dopo praticamente il lockdown, allora, durante il lockdown molte persone hanno adottato tanti cani, anche perché avevano, tra virgolette, bisogno di un po' di compagnia, ma il problema è che non appena sono finite tutte le restrizioni, ovviamente hanno avuto la libertà, e la libertà in questo caso vuol dire non aver più bisogno del cane per andare a fare Sì. la cosiddetta passeggiata, a far fare bisogno al cane, tanto ormai le persone sono libere e Ma voi come quindi hanno organizzazione avete iniziato. ricevuto segnalazioni in questo senso? Assolutamente sì, noi abbiamo anche tante rinunce di proprietà di cani acquistati durante il lockdown, Sì, chiaro, sì. purtroppo. Poi c'è un'altra questione, Che è quella Serena. che spesso, questo ovviamente non è per giustificare le persone che abbandonano gli animali, perché assolutamente è un comportamento, come sottolineava Silvia, oltre che illegale, anche senza cuore, ma spesso le strutture ricettive delle vacanze, dove appunto ci si va, non ospitano animali. Allora volevo capire in Campania com'è la situazione e se negli anni è cresciuta anche la sensibilità riguardo a questo argomento e anche la disponibilità ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Nelle strutture adesso accolgono i nostri amici a quattro zampe, non tutte, ma la maggior parte. Diciamo che molto spesso fanno un po' il problema sulla taglia, magari un cane di taglia grande non riescono ad ospitarlo, ma i cani di taglia medio-medio-piccola magari non, con questi cani non hanno problemi. Quindi, diciamo, non c'è la problematica di portare i cani nelle strutture. Il problema non sono le strutture, il problema è non volere il peso dell'animale adottato o comprato quando si è in vacanza. Le persone vogliono essere liberi, liberi di fare quello che vogliono fare senza avere un vincolo, senza avere un legame, senza avere, cioè essere liberi da tutto. Quindi è quello il problema più grande, anche perché il cane è un impegno, anche se lo porti in vacanza in delle strutture, comunque il cane deve essere curato, il cane deve uscire, il cane deve andare in passeggiata, il cane deve socializzare. Quindi molte persone tutto questo quando vanno in vacanza non lo vogliono, vogliono rilassarsi, punto e basta. Tanto alla fine ritorna settembre, i canili comunque sono pieni, le strutture che vendono cani li trovano sempre a pochi soldi, quindi alla fine morto un papa se ne fa un altro, quindi vabbè, lo abbandono quest'estate e lo vado a ricomprare a settembre, se non addirittura a Natale per la bambina.
E questa è una cosa molto, molto grave perché ovviamente quando si adotta, quando si compra un cane bisogna considerare per tutta la sua vita, non sono oggetti e per lo più, non, cioè, soprattutto non sono oggetti intercambiabili, quindi un cane ha la sua anima che non ha un altro. Per quanto riguarda invece le strutture che offrono servizi ai proprietari di animali che appunto in vacanza non possono portarseli in campagna, com'è la situazione? Ci sono, io ho letto, ho visto anche pubblicità in giro, asili nido per cani, com'è la situazione in campagna? Allora, in Campania ci sono molte strutture, ci sono anche molti asili nido, ci sono anche molte aree di sgambamento, cioè alla fine i cani possono tranquillamente stare con il proprietario ovunque. L'asilo nido è soprattutto quello più quotato, soprattutto quando si adottano cuccioli, dove i papà e le mamme adottive portano i loro cani quando devono lavorare oppure hanno da fare qualche altra cosa per non lasciarli da soli a casa, li portano agli asili. Quindi ci sono delle strutture, c'è il modo di riuscire a gestire il proprio cane anche quando si lavora. Purtroppo si dice volere e potere, in questo caso non vogliono gestire il cane, certo. Quindi non è che non ci sono strutture, chiaro, le strutture chiaro. Ci sono, i metodi per gestire i propri animali si trovano sempre e quindi non c'è bisogno di abbandonare oppure disfarti del proprio animale perché certo, non si può chiaro. Fare c'è qualcosa. Un po' un'ultima domanda. Anche perché c'è... Sì. Sì, un'ultima domanda. Abbiamo parlato insomma di randagismo, abbiamo parlato di strutture recettive che accolgono i nostri animali a quattro zampe, ma c'è anche un tema, con questo vorremmo anche fare insomma informazione e indirizzare chi ci sta seguendo per proteggere al meglio i nostri animali. Le alte temperature, come proteggere gli animali dal caldo e dal rischio di ricorrere insomma in ustioni, perché anche i cani possono ustionarsi come noi esattamente. Allora, bisogna adoperare le stesse regole che si adoperano per i bambini, cioè tipo il bambino ovviamente può andare in spiaggia, in passeggiata di mattina quando ancora l'aria è fresca e soprattutto di pomeriggio quando diciamo tra virgolette il sole ormai non scotta più come prima. Quindi gli orari sono dalle 7 di mattina, dalle 7 alle 8 possono tranquillamente portare a sgambare i cani e anche dopo le 19. Purtroppo le temperature sono alte, quindi i cani sono soggetti sia a ustionarsi le zampe ma anche al cosiddetto colpo di calore, quindi bisogna rispettare un attimino degli orari, quindi non farli camminare alle ore di punta, non portarli in passeggiata dalle 2 alle 6 di sera, portare sempre un po' d'acqua nel caso in cui vede che il cane è molto assetato oppure il cane sta male, ovviamente ci si bagna un po' la testa, un pochino le zampe. Comunque la cosa importante è che i cani devono uscire quando il sole praticamente non c'è, ormai quando il sole è andato un attimo a calare e quindi le temperature sono un po' più basse, che non sono quelle temperature elevatissime di 30, 35, 40 gradi. Esattamente come dicevi tu, come si fa appunto per i bambini, perché poi anche loro non possono chiederci aiuto come bambini, non possono chiederci l'acqua, non possono lamentarsi più di tanto, ma hanno tanti modi per farcelo capire. Noi ti ringraziamo, Maria Teresa, ti auguriamo buon Grazie lavoro. Ovviamente per tutti i riferimenti su questa questione c'è anche il sito dell'OIPA a cui rimandiamo, dunque grazie ancora. Grazie a voi, grazie mille. In questa seconda parte di Campania Oggi invece cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo della città di Frattamaggiore, avremo tra pochi istanti il sindaco Marco Antonio Del Prete, subito dopo una piccola pubblicità. Da
Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti, perché da 4 generazioni nella nostra famiglia la carne non è un semplice prodotto, ma una passione tramandata con cura. Selezioniamo i migliori pascoli e allevamenti italiani per offrire prodotti di alta qualità. Grazie ad un'organizzazione sempre all'avanguardia, distribuiamo in tutta la campagna e siamo in grado di offrire soluzioni convenienti al passo con le nuove esigenze del mercato per i nostri clienti. Gruppo Fontanella dal 1910. Carni di alta qualità. Bentornati in studio, bentornati in questa seconda parte di Campania Oggi. Vi ricordo che la nostra trasmissione potete continuare a guardarla, a seguirla sia sui social, sulla nostra pagina Facebook Teleclub Italia, sia in televisione al canale 77. Diamo dunque il buongiorno, il ben ritrovato al sindaco Marco Antonio Del Prete. Buongiorno, sindaco. Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori. Non ci sentiamo da un po' di tempo, l'abbiamo visto, lei ha avuto un piccolo incidente, però comunque continua a lavorare, come sta? Adesso meglio, piano piano riprendiamo a camminare, ho tolto le stampelle e il tuture, vediamo di qui a qualche settimana di ritornare alla piena attività, però come diceva lei comunque non ci siamo fermati un attimo, purtroppo o per fortuna. L'impegno del ruolo che ricoperto ci impone di stare sempre in prima linea. Allora, affronteremo in questi 20 minuti un po' tutti i temi che riguardano la sua città. Ci sono state importanti novità a livello politico con l'approvazione del bilancio, ci sono novità per quanto riguarda l'estate, affetta maggiore, che speriamo possa tornare alla normalità dopo il Covid. Partiamo però dalla situazione della cronaca. Sta tenendo banco purtroppo in questi giorni questo clamoroso episodio dell'uomo che è stato quasi arso vivo mentre era in videochiamata con la ragazza. Noi abbiamo realizzato un piccolo servizio con le ultime novità, lo mandiamo in onda e poi lo commentiamo insieme. Si terrà in queste ore l'udienza di convalida per l'arresto di Pasquale Pezzella, al momento unico indagato nel tentato omicidio di Nicola Liguori, il 39enne svuota cantine di Frattamaggiore, inzuppato di benzina e poi quasi arso vivo mentre era in videochiamata con la ragazza. Sarà proprio la testimonianza della giovane ad essere decisiva. Pezzella, che si trova al momento al carcere di Poggio Reale, tramite il suo avvocato Fernando Maria Pellino, continua infatti a professarsi innocente. Confidiamo nel giudizio del GIP, dice il legale. Nemmeno le dichiarazioni della fidanzata della vittima, unica vera testimone dell'accaduto, portano a dedurre, sostiene, la colpevolezza del mio assistito. Lei, continua l'avvocato Pellino, ha descritto l'aggressore come una persona di carnagione chiara, priva di barba, pizzetto o baffi. Il mio assistito, invece, conclude, è di carnagione scura e da tempo si è fatto crescere barba e pizzetto. Secondo indiscrezioni raccolte dal Mattino, però, in realtà anche nel riconoscimento all'americana la donna indicato in Pezzella è responsabile dell'aggressione. Questa tesi è sostenuta anche dal fratello della vittima, che insiste su come Nicola, pur con grande fatica, proprio nel trasporto in ospedale abbia fatto nome e cognome del suo aggressore e indicato anche il movente. È stato Pezzella, avrebbe detto Liguori. Mi aveva urlato di abbassare la voce mentre parlavo al telefono, l'ho mandato al diavolo e lui mi ha minacciato. Prima ancora, poi, ci sarebbe stata una discussione tra i due per uno scooter rubato. In mano agli inquirenti, ora c'è anche una serie di messaggi tra i familiari dell'indagato e lo stesso fratello della vittima, in cui si chiede di smettere di accusare Pasquale Pezzella per un gesto mai commesso. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola, che da venerdì scorso è ricoverato in imminente pericolo di vita presso la rianimazione del centro Grandi Ustioni di Bari. Ha tra il 40 e il 45% del corpo ustionato e uno stato di totale tossicità a causa dei veleni che si sprigionano quando la pelle e tutto il resto viene bruciato dalla benzina. I medici lo tengono in coma farmacologico. Insomma, una vicenda molto grave su cui bisognerà ancora fare chiarezza e le indagini sono tuttora in corso. Sindaco, però una domanda, ovviamente per capire la verità sarebbero utili le immagini di quello che è successo
quella zona è coperta da videosorveglianza e se non lo è, ci sono dei programmi per poterlo fare? Allora, sicuramente 30, un piccolissimo inciso sulla vicenda, è un fatto molto grave che ha sconvolto davvero una comunità. Sono in corso le indagini, vedremo poi la verità. L'augurio è che naturalmente l'offeso possa, diciamo, presto, ci auguriamo, o il prima possibile, rimettersi in forma, perché le condizioni non sono al momento delle migliori, come abbiamo sentito anche dal servizio in coma farmacologico. Quindi l'augurio di una guarigione ci auguriamo anche senza postumi per il Nicola Liguori. Detto questo, la zona nello specifico, in quella particolare zona non ha telecamere. Frattamaggiore però, come abbiamo avuto modo di dire più volte, è una cittadina con tantissime telecamere di videosorveglianza, di riconoscimento targhe e quant'altro. Proprio in questo bilancio di previsione, tenendo fede anche ad una promessa che avevamo fatto qualche tempo fa al prefetto di Napoli, porteremo la visione delle telecamere al commissariato di polizia di Stato. Quindi sarà un ulteriore aiuto per le forze dell'ordine che tanto si impegnano sui nostri territori e che adesso avranno un occhio in più, dove non potranno arrivare materialmente, avranno uno sguardo meccanico. Le telecamere di videosorveglianza sono importantissime per i nostri territori, le abbiamo utilizzate parecchio in questi mesi, in questi anni, sia per multare chi sversava rifiuti senza autorizzazione o illegalmente, oppure per sanzionare chi attraversava zone limitate del traffico, anche per sono state d'aiuto alle forze dell'ordine per individuare chi aveva commesso degli scippi o delle rapine. Quindi sicuramente servono, sicuramente intenzione di questa amministrazione, come abbiamo detto anche in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, implementare l'installazione di telecamere che, ripeto, comunque sul nostro territorio sono in misura sufficiente, o meglio, sufficiente non si è mai, però sì. sono posizionate in tantissimi punti del territorio. Del bilancio dopo avremo modo di parlarne. E sì. Relativamente al tema della sicurezza, una notizia importante è stata data qualche giorno fa, il 1° luglio è stata inaugurata la compagnia dei carabinieri di Caivano, la nascita della compagnia era stata annunciata dal ministro dell'interno Lamorgese lo scorso 1° aprile, insomma sindaco, un passo in avanti per garantire una maggiore sicurezza in un territorio complicato come quello dell'area nord. Un passo in avanti per garantire maggiore sicurezza, ma soprattutto la migliore risposta che si potesse dare ai nostri cittadini. Gli eventi degli ultimi mesi avevano, sfiduciato un po' tutti, e la risposta di far partire la compagnia di Caivano, che raccoglie un gruppo di comuni omogenei, è sicuramente ciò che di meglio si potesse fare. Ci auguriamo che adesso la presenza, ma così come è sempre stato, ci auguriamo che possa aumentare sempre di più la presenza di forze dell'ordine sul nostro territorio, perché è questo che vogliono i nostri cittadini, sentirsi sicuri, poter godere dei propri spazi pubblici, poter camminare senza la preoccupazione che qualcuno possa commettere qualche crimine. Sono sicuro che di qui a qualche settimana, il tempo di partire a pieno regime, si vedranno i frutti di questo grandissimo lavoro che ha visto l'impegno di tutto, ma ha visto soprattutto la vittoria dei nostri cittadini. Andrà a regime, i cittadini potranno vedere i frutti di questa nuova compagnia di Caivano. Speriamo davvero presto. Tra l'altro, la presentazione del nuovo comandante si è posto l'accento sulla zona particolare del Parco Verde, che è una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, non è così lontana da Frattamaggiore, ma la stessa Frattamaggiore ha ancora purtroppo delle zone critiche. Sindaco, lei faceva riferimento a quello che è successo negli scorsi mesi, con anche stese, sparatorie, ancora ricordiamo tutti purtroppo gli attentati alle pizzerie di Frattamaggiore. Allora, lei ha potuto incontrare il comandante, ha avuto modo di parlargli, ha chiesto
quali zone seguire in particolare nella sua città? No, il capitano non l'ho incontrato ancora. Diciamo, so che è nella tua agenda, ma anche della nostra, di incontrare presto tutti i sindaci del territorio, come è corretto che sia, ma per scambiarci quelle informazioni che sono poi necessarie per lavorare meglio. Come diceva lei e come riteniamo tutti, il problema non è di un singolo comune o di un singolo territorio, non è perché c'è il Parco Verde a Caivano o c'è un altro problema a Frattamaggiore, il problema poi non si sposti anche sugli altri comuni. Il problema è di territorio, la compagnia di Caivano, lo dicevamo un attimo fa, coinvolge una serie di territori omogenei, quindi ci sono tutti i presupposti affinché si possa lavorare bene, si possa lavorare meglio, ma soprattutto, come lo ripetiamo tutti e come diciamo tutti, i nostri cittadini possano sentirsi più sicuri. A proposito, insomma, dei controlli, sindaco, la settimana scorsa nella sua Frattamaggiore sono stati eseguiti dei posti di blocco da parte della Polizia Municipale, sono state elevate sanzioni nei confronti dei commercianti ma anche di cittadini che avevano trasgredito il codice della strada e insomma ci sono state un po' di polemiche relativamente alle multe, qualcuno le ha giudicate troppo salate, è una polemica che lascia il tempo che trova? Sì, allora, le azioni della polizia locale non sono solo di questa settimana, ma vanno avanti da un po' di tempo. Purtroppo al momento gli agenti sono ancora pochi, ma contiamo di qui a qualche mese, perché ormai il concorso è stato espletato, in programmazione sono stati inserite diverse nuove unità di agenti di polizia locale. Dicevo, contiamo di qui a qualche mese di implementare fortemente l'organico della polizia locale. E queste azioni vengono proprio alla luce di quello che dicevamo un attimo fa. C'è bisogno dell'impegno di tutti, c'è bisogno che lavorino tutti, lavorino le forze dell'ordine, lavori la polizia locale, lavorino i comuni, lavorino le istituzioni per rimettere, diciamo, i nostri territori nella condizione di poter vivere bene e di poter vivere meglio. C'è qualche polemica, le polemiche ci sono sempre, quando si sanziona qualcuno le polemiche ci sono e ci saranno sempre. Quello che c'è da chiarire forte e chiaro è che la legge è uguale per tutti, quindi non ci sarà nessun figlio e nessun figliastro, chi non sarà in regola sarà sanzionato, ma questa sanzione non va contro nessuno, va a favore di una vita migliore, di una vivibilità migliore dei nostri cittadini, e va soprattutto a favore di un territorio sempre più bello, come tutti ci auguriamo che sia. Sindaco, l'abbiamo accennato in apertura, un'ultima domanda riguarda proprio l'approvazione del bilancio, della previsione del bilancio con 19 voti favorevoli, sono stati stanziati oltre 15 milioni per le opere pubbliche e nel 2023 partiranno concorsi per 20 nuove assunzioni in comune. Quali sono queste opere pubbliche e di che cosa ha bisogno il comune per quanto riguarda il personale? Sì, il bilancio di quest'anno è stato un bilancio storico e mi ha fatto molto piacere che sia stato votato anche da parte della minoranza. Oltre ai 3 voti favorevoli ci sono stati anche 3 voti di astensione della minoranza, quindi direi che un bilancio passato con 22 voti sui 24 presenti. E mi fa piacere, dicevo, ripeto, perché si è capito l'importanza di questo bilancio. Un bilancio che diciamo, tiene conto dei tantissimi finanziamenti a cui ha avuto accesso il Comune di Frattamaggiore nell'ambito del PNRR, ma un bilancio che tiene conto anche del fatto che senza forza lavoro, senza materiale umano, non si può andare avanti. La correggo, non è dal 2023, ma dal 2022 che procederemo, quindi nell'ultimo scorcio di questo anno procederemo con l'avvio dei concorsi per 20 nuove unità e, come diceva lei, 15 milioni di opere pubbliche che vanno dall'arredo urbano alla riqualificazione urbana, alle scuole, costruiremo una scuola totalmente nuova, la scuola Enrico Fermi, il primo circolo didattico di via Padre Mario Vergara, sistemeremo o amplieremo o costruiremo palestre nuove nelle scuole, il rifacimento del centro storico con piazza Umberto I, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, ma soprattutto ce n'è sempre nella direzione di migliorare la nostra città. È questo quello che ci siamo detti 7 anni fa quando ci siamo candidati la prima volta e piano piano, con sforzi, ripeto, ma con il PNRR che ci ha dato una grande mano e ci pone soprattutto una sfida di portare a termine questi
finanziamenti e farli vedere realizzati ai nostri cittadini, costruiremo sicuramente una Fratta Maggiore più bella, che da Fratta Maggiore deve diventare una Fratta Migliore. D'accordo, noi la ringraziamo Sindaco, le auguriamo buon lavoro sia come primo cittadino ma anche in città metropolitana, perché anche lì c'è tanto da lavorare. Dunque grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon pomeriggio. Grazie anche a Silvia, a tutti i nostri telespettatori. Mi raccomando, restate collegati perché tra pochi istanti vengono del nostro telegiornale.